sono Bella Baxter. Sono una persona imperfetta e mi piace sperimentare. Io devo partire, vedere il mondo. E c'è così tanto da scoprire. Sei la donna più bella che abbia mai visto. Trovo che essere vivi sia affascinante. Bella. Perché tenerlo nella mia bocca se è rivoltante? Devo dare un pugno a quel bambino. Dobbiamo sperimentare ogni cosa. Non solo il bene, ma anche il degrado. Vogliamo cantare! L'orrore. La tristezza. Bella! Così possiamo conoscere il mondo. E quando conosciamo il mondo, allora il mondo è nostro. Vogliamo di più? No, basta. Due sono troppi. Mi hanno appena licenziato e mio marito mi ha lasciato. Ah, cazzo. Parti forte, eh? Sì. Io scrivo per questa rubrica. Sì, sì, lo so. La conosce? No, non leggo certe stronzate. Venga, li compro a stock da 100. Non sapevo se avessi una sorella. Stavi dicendo una roba da psicopatica, mi interessa. Quando ti vedo passare per quartiere mi pare uno zombie. Io le propongo un patto. 10 minuti di un'esperienza nuova. Che cos'è che non riesci a fare? Ogni settimana, prima della nostra seduta, dovrà cimentarsi in qualcosa che non hai mai fatto nella vita. Qualsiasi cosa. Che la entusiasmi, che la disgusti. Accusano di furto. Ma deve entrare in territori sconosciuti. Sono andata a un funerale. Ma di chi? Non lo so. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Siamo diventati grandi insieme. E poi qualcosa si è rotto. È possibile che non ti accorgi di niente? Che mi stai lasciando? Ti ho già lasciato. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Lo sai che cos'è forse più grande dell'essere umano? No. La debolezza. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. Io pensavo che spezzare il cuore fosse un modo di dire retorico. A presente. Invece è proprio così che mi sento. Spezzato. Pronto? Sì, sono io. Mio papà. Si è risvegliato dal coma? Mi avevate promesso che era irreversibile. Gianluca! Buongiorno, figlio da merda, stronzone maledetto. Papà! Papà, è una casa ecosostenibile. Tenga. Grazie. L'ha progettata lo stesso architetto che ha fatto la famosa foresta verticale. Sì, ma il tuo stronzo orizzontale però, Gianluca. La generazione di suo padre ha quasi distrutto il pianeta. E Luca, quando cazzo vivi in un cassonetto dell'umido? Beh? Che c'è? Puoi stare con Vanessa, è un assistente virtuale, questa qui, vedi? Vengo io. Non ho capito. Vengo io. Non ho capito. Vengo io. Non ho capito. Vanessa? Mi dici che è successo sti 10 anni? Non ho capito, puoi ripetere la domanda? Dai cazzo, Vanessa! Ciao, vai al matrimonio? Di mia sorella? Sì, è ovvio. Dov'è tuo fidanzato? È lui? Ehi, sono Ben, il diversivo mentre eravate in pausa. Sei davvero un ragazzino. Sarà un volo lungo, vuoi niente dalla prima classe? Non ho bisogno di creatina o prestazioni scarse. Non c'è niente di scarso in me. Ma che... È lo stronzo con cui è stata Bea quando era in pausa con Jonathan. Non potrei mai stare con uno così. Quella ragazza è un disastro. Fermo! Oh! Oh! Rovineranno il matrimonio. Scusate. Beh, quanto tempo! Chi è? È quella che gli ha spezzato il cuore. Quell'uomo non ha un cuore. Non ci credo. Zara, guarda chi c'è! Chi è? Il mio ex, Jonathan. I miei stanno cercando di farci tornare insieme. È come un figlio per noi. Forse dovremmo dire a tutti che stiamo insieme. Cosa? Risolverebbe il mio problema. E visto che tu vuoi Margaret, se ti vede con me, vorrà quello che non può avere. Non convinceremo mai nessuno che ci piacciamo davvero. Penso alla notte che abbiamo trascorso insieme. Sta zitta. Sono seria. Non importa come sia finita. È stata meravigliosa.
Abbastanza convincente? Ci sto. Tesoro, è arrivato? Oh no, io sto con Ben. Ci siamo appena messi insieme o eravamo amanti? Cerchiamo solo di essere affettuosi. Si va in scena. Permesso di piazzare mano sinistra su natica destra? Accordato. Non è una lampada magica. Ehi, piccolino. Oh, no, maledizione. Dobbiamo alzare l'asticella. Bel tocco. Bel vestito. No, no, aspetta. Oh. Si può sapere quando imparerai. Fuck it, it's fine. A prua con me. Ci guardano? Fanno come in Titanic. No. Sono andate, è finito lo show. Oh mio Dio! Hai un neo sul sedere per caso? No. Oh, che cazzo! Potresti avercelo anche tu. Tutto a posto? Forse potevo controllare anch'io così. Che ci siamo persi? Che ci siamo persi. Fuck it, it's fine.